Grazie Presidente. Chiaramente nei pochi minuti la consigliera Mussolini ha fatto così una ricostruzione per quanto riguarda la cattiva condizione delle strade. Peccato che ha saltato gli ultimi 20 anni. La Corte dei Conti ha detto parole molto pesanti, ma anche molto significative: sprechi, corruzione e una generale mala gestione dell'amministrazione di Roma Capitale, che ha tracciato un quadro delle irregolarità negli ultimi 20 anni di Roma Capitale. Queste parole sono come macigno, sono state dette in apertura appunto dell'anno giudiziario dal Presidente della Corte dei Conti. Questo fa capire qual è il problema delle strade di Roma Capitale. E non solo, io devo dire, ora entrando nel merito della mozione, che noi voteremo con un voto contrario. Perché? Perché chiaramente non è che noi stiamo a guardare, c'è in atto una gara, un bando europeo, quindi una gara pubblica europea per la manutenzione delle strade, un accordo quadro della durata di 3 anni, quindi noi le gare europee le abbiamo fatte, le facciamo. E chiaramente non è che si può fare un minestrone di prevedere in un bando sia il rifacimento delle strade sia il riempimento delle cavità o delle voragini sotterranee di Roma. La consigliera Mussolini è membro della Commissione Lavori Pubblici. Mi dispiace, anzi, che ultimamente la vedo poco perché è molto propositiva, e, insomma, è uno degli elementi importanti della Commissione. E sa benissimo che questo governo, lo ricordo sempre, del Movimento 5 Stelle, dopo 60 anni sta riempendo le voragini, le cavità del quadrante del Municipio V di Via Formia. Non solo, sono in esecuzione la progettazione per riempimento della cavità di Villa De Santis, anche questo Municipio V. Sono tutte cose che, chi lo sa come mai, le altre amministrazioni non hanno nemmeno preso in considerazione. Anzi, talvolta sono stati stanziati fondi e poi, non si sa per quale motivo, sono stati eliminati. Quindi, voglio dire, mi dispiace che è proprio la consigliera Mussolini a portare un atto del genere quando sa quanto si sta lavorando in Commissione Lavori Pubblici e quante lavori, realizzazioni di lavori che avrebbero dovuto fare le precedenti amministrazioni, perché le voragini come le cavità a Roma esistono da decenni, le avrebbero potuto fare le precedenti amministrazioni e questo non è stato. Quindi, voglio dire, presentare un atto così, mi sento anche un po', come dire, un po' presa in giro, quando sa benissimo che invece sono in atto appunto delle gare. Noi ogni mese, più di un mese, insomma, portiamo l'argomento delle gare in corso al Dipartimento SIMU proprio per aggiornare i consiglieri e i cittadini. Quindi è per questo il nostro voto contrario, perché in questo caso le cose le stiamo già facendo. Basta aprire il sito di Roma Capitale, basta cercare i bandi in corso, basta vedere che cosa stiamo portando avanti. Voglio aggiungere una cosa sull'accordo quadro gara europea, visto che questa mozione parla proprio di gara europea. Siamo stati come al solito attaccati dai media per la lungaggine, e qui ne approfitto per dire che è stato oggetto di ricorso e quindi ha avuto uno stop una gara europea, chiaramente di diversi milioni di euro, più di 27, importantissima, e che quindi molto delicata, e gli uffici si sono dovuti fermare proprio perché è stato presentato un ricorso. Ma finalmente, con i tempi della giustizia amministrativa, poi la gara è ripresa e siamo in fase di aggiudicazione.
Quindi non c'è bisogno di fare una mozione, sappiamo bene quello che dobbiamo fare. Ripeto, ci sono anche le gare in corso per riempimento di voragini e cavità, le progettazioni stanno andando avanti, addirittura Via Formia è stata aggiudicata e bisogna solo affidare i lavori. Grazie.